È il momento dell'ultima classifica, la seconda di questa sera. Abbiamo visto quali fossero per i nostri telespettatori e i nostri amici 5 buoni motivi per lavorare. Adesso quale classifica sarà sorta tra i tanti buoni motivi per non lavorare? E al quinto posto, tra i buoni motivi per non lavorare, è il famoso... Beh, se è famoso lo sapevo. No, se è famoso non è detto che lei lo sappia. Però questo qui è il famosissimo ammutinamento. Ah, del mountain bike. Del bounty. Ok, quello è il capitano William Blake. Ma non era uno scrittore, eh? Era anche uno scrittore. Blake è lo scrittore. Mazza, lo studiavo la letteratura inglese. È Blake lo scrittore. Appunto, quello è il capitano Blake, che è diverso. Blake. È scritto Blig. Ah, Blig. Blake o Blig? No, per me è importante, eh. Perché? Cioè, è perché sennò dico le cose, le opere di Blake, e invece devo dire... Lei sa le opere di Blake? No. E allora come fa a dirle, scusa? Però le penso. Cioè, ah, lei le pensa? Se avesse scritto questo, Blake. Ok. Potrei pensarlo, perdo tempo, no? Perché? Che cos'è un ammutinamento? È quando, praticamente, l'equipaggio... È un po' come un colpo di stato su una nave invece che di terra. Cioè, quando i marinai prendono il sopravvento perché non sono consoni con l'idea del capitano, cioè, non, diciamo che no, per me il capitano è andato via di testa, come si dice, no? Allora noi facciamo il golpe. Quindi prendono il sopravvento sul... Che sto annoiando, forse. Pochetto, venendo al sodo, è una rudimentale forma di... Si può lavorare o si può non lavorare? No, sciopero. Quindi qual è un buon motivo per non lavorare? Perché tanto ci stanno altri che lavorano, quindi... Cioè... Che me frega a me, dici? Beh, ma no, perché tanto c'è lo sciopero. E allora, certo, tanto c'è sciopero. Che vado a fare là? Un buon motivo per non lavorare, no? Io non vado a lavorare, tanto c'è sciopero. Al quarto posto tra i buoni motivi per non lavorare... Che è una bara, no. Una bara. No, da lontano, che ne so io. No, è una culla. È una culla, scusa. È una culla, è della bara, lei. Vabbè, de legno. Ho capito, che tutto quello che è de legno lo so bare. È una culla di legno. Ma perché il bambino è da goccio, no? È di legno. Tutto rispetto, mo sarà pure cresciuto. Ma oltre al bambino... Sarà pure adesso non si scompisce, no, questa cosa. Questa è una foto di anni fa, no? Eh? Ma è una foto di qualunque epoca sia, però una foto che mostra che cosa? Cosa vede in quell'immagine? Ma vedo uno... Quell'altro chi è? Appunto, dico, uno hanno rapito sto bambino, che i genitori... Hanno rapito il bambino. Non ci stanno i genitori, c'è solo una guardia là, cioè... Non è una guardia. L'inserviente col ciuccio, L'inserviente col ciuccio. C'è un inserviente in divisa che porta il biberon, E allora, perbacco, cosa le fa pensare questo? Perbacco, guardi che tappeti, guardi che culla, un inserviente in livrea. Ah, per non lavorare, dunque, certo, questo non lavora, no. Perché? Questo è nato con i genitori che hanno i soldi. E allora, qual è un buon motivo per non lavorare? Primo, sono nato ricco, come sono nato figlio di principe. Quindi, un buon motivo per non lavorare perché si è? Perché si è? Che cerca in giro? No, non parlate allora, eh. Da, buono. Perché? Non lavoro perché tanto. Perché, ma chi mo fa fa, scusa, Ma allora? Perché? Ma perché tanto? Ma perché tanto c'è mamma e papà. Appunto, quindi io sono nato. Metta qualche verbo pure o qualche sostantivo. Sono nato e non mi serve niente. Perché sono? Perché sono autosufficiente. Perché sono? Perché ho i soldi. Sì, ma sono ingranato nel mondo. Sono granoso, granato. Granato, granoso, non faccia il ganassa. Oh, sa vecchia. Sono nato? Non ho capito. Ma come non ho capito? Che faccio la trasmissione con la signora io? Senta a me, ha detto ricco. E l'ho detto pure io ricco. Ma non l'ha detto quando gliel'ho chiesto. Ma stiamo scherzando? Ho detto ricco fuori, io me lo ricordo. Ho capito, ma l'ha detto tanto tempo fa. Poi ha detto delle cose che non si legavano al concetto che comunque, deve esprimere. Bando alle ciance. Ricco da quando? Da quando sono nato. E quindi? Perché sono ricco? Sì, sono nato ricco. Perché sono ricco quando sono nato? Che momento è della vita? È il momento più... Qual è? Come si chiama? Visto che sono nato? Quando io nasco, come si chiama quel momento? Oh!
il parto, sono il nato parto. Sono nato parto. Ma come sono nato parto? Sono partorizzato. Sono partorizzato, ma che è un latte? Il latte partorizzato. Ma no! Sono ricco! No, silenzio! No, io l'ho detto. Non no, l'ha detto. No, ascolta a me. Sono nato ricco. Cioè, sono ricco. Ricco de ricco. No, sono nato ricco, è l'equivalente, no, ricco di dire. Nato, ricco nato. Ricco nato. Ma no, ricco nato. Sono nato ricco, è l'equivalente di sono ricco. Da quando? Guarda. Sono ricco da quando sono nato. E quindi sono ricco. Ma perché quindi? Perché sì! Deve essere sempre un quindi. Sono ricco dalla? Dalla nascita. Oh! Ma hai aiutato, dalla. Oh. 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 Al terzo posto, tra i buoni motivi per non lavorare. Oh. Allora questa, aspetta, ma questa, perché parla con loro? È perché loro hanno messo la foto. E allora parli con me. Allora, questo è tratto da un film, che è un film sicuro, che riporta una storia, no? Beh, certo, ogni film riporta una storia, ma questa qua è un film sugli antichi romani, cioè quelli che si mettevano le dita in bocca e vomitavano per ricominciare a mangiare. Lei di tutto l'impero romano ricorda questo? Cioè... una storia infinita, quella dell'impero romano, lei ricorda che... Oh! Ricordo perché, tu mi hai messo la foto, e nella foto non c'è sta l'esercito che combatte, che stanno a fare? Ma c'è manco nessuno che vomita, oh! Ma c'è sta, ma che devono ancora mangiare, tu lascia mangiare, certo, vedi come vomita. Non si dopo. Sa che succede dopo. Cosa vede, chi è quello dall'altra parte? Quello è... aspetta, no, è uno comunque... Ma non è uno comunque, è Giano, uno che sta... Giano? 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 No, è... È uno schiavo. Oh, è uno schiavo. Grazie. Senta, a lei già non le funziona il contrabbasso, quantomeno è... Allora, è uno schiavo. Sì. E cosa porta? Porta la frutta. Cosa si fa degli schiavi? Pensando alla frutta, cosa si fa con uno schiavo? Lo schiavo lo... il padrone. Quindi lo si? Lo si schiavizza. Lo si? Lo si? Lo si? Lo si usa. Lo si? Lo si fruttifica. Lo si fruttifica. Beh, lo rende a frutto, lo si rende a frutto. Lo si rende a frutto, è che è impero. No, no, non lo si rende a frutto. Lo si mette a frutto, l'ho comprato. Lo si mette a frutto, l'ho comprato. Lo si fruttifica. Lo si fruttifica. Ma certo. Ma nella lingua italiana. Lo porto a lo mando a frutto. Lo manda a frutto. Lo semina, che fa? Ma no. Lo schiavo, lo sì! È un investimento perso! Lo sì! Pensi alla frutta! Lo schiavo! Lo sì! Guarda a me! Lo schiavo! Non mi parlate! Per favore! Lo schiavo! Lo sì! È italiano! Lo schiavo! Lo sì! Lo si schiavi... Lo de... Lo sì! Lo sì! Zitti! Lo perché? Perché lo sanno tutti tranne lei! Lo schiavo! Lo sì! Lo sì! Guarda... E' qua! Lo schiavo! Che c'è lì? C'è della? C'è della frutta! E allora lo schiavo! Lo sì! Lo si zitti! È un percorso che può farsela ragazzi, quasi da no, solo! Non mi date! Guarda no. A me! Lo schiavo, lo si! Ma io devo unire le parole? Se buoni i numeretti, però non so che viene fuori dopo. Vuole unire le linee? Facciamo solo righe e cerchietti oggi? Ma no, voglio dire, mi hai detto lo schiavo e la frutta, no? Lo schiavo, lei mi ha detto lo schiavo lo si schiavizza. Certo. In italiano, cioè lo schiavo lo si, pensi alla frutta, lo si, lo si, perché lo si frutta? Perché, perché pensi, lo si frutta? Perché tu mi dici pensi alla frutta. Esatto, ma lei poi può pensare che uno dice io questo schiavo me lo frutto. No, questo schiavo me lo... Mo magno. Mo magno. Come la frutta, come la frutta, cioè me lo... No, ma scusi, oltre a schiavizzare c'è un altro termine in italiano che ha nella parola frutta un grandissimo suggerimento. Lo schiavo, lei lo frusto. E questi sono affari suoi. Dico però, lo schiavo, lei lo fustico, lo frusto. Ma porca miseria, dai su. Ma che dai su, ma sto sapevo, lo dicevo, ma che me pagano? Scusa, A parte che la pagano saperlo. Ma no, no, è curioso che la paghino per non saperlo. Però, lei pensi alla frutta, in italiano c'è un verbo ma... che ha a che fare con la frutta. Fruttare. Oppure? Frutti. Oppure? Ma silenzio! Oppure? Perché ho detto l'altro? Perché tutti fanno... Senti, mi lasci solo, tu mi confondi. Venga io qua! Io voglio stare da solo. No, venga qua, su! Sì, non è difficile. Voglio stare da solo. Avanti, allora. Nei tempi antichi, purtroppo ancora oggi, in tristi frangenti, le persone vengono... Vengono fruttate? No, sfruttate! Gliel'hai fatta! E allora qual è il terzo buon motivo per non lavorare? Per non venire sfruttati. Oh!
al secondo posto, dei buoni motivi per non lavorare, per favore. Quello è un quadro del Mantegagna. No, è Mante. La pittura ci guadagna. Certo, Mantegna. E che cosa rappresenta? Minerva cosa sta facendo? Minerva sta cacciando chi? I vizi. Quali sono i sette vizi? Allora, sono l'accidia, la persevera, la lussuria, la gola, non ho dette tre? Tre. Sono sette, sono. Poi l'avarizia, la superbia, l'ira, la gelosia, l'obesità, la pigrizia, quindi pensando ai parenti. L'ozio. Esatto, l'ozio. Vengono cacciati questi vizi. Ma appoggiamoci sull'ultimo che abbiamo nominato. Cioè, qual è un buon motivo per non lavorare? Perché? Perché l'ozio è il padre di tutti i vizi. Sì, perfetto. E al primo posto, e qui andiamo a concludere. Tra i buoni motivi per non lavorare, tutti ci hanno mandato questo. No, sto a pensare a quel poraggio, guarda lo sguardo di quel cagnolino, che c'è questa senza mai, ma capito? Certo. Mi sottoterra da vivo proprio. Certo. Mi sottoterra, vabbè, io la seguo con fiducia. Cosa nota nell'immagine? Cosa nota? Beh, si... Dove vuol poggiare l'attenzione lei? Vuole poggiarla sul prato? Risponda sì o no. Vuole poggiarla sul prato? No. La poggia sul cane? No. La poggia sulla medaglietta del cane? No. La poggia sullo sgabello? No. La poggia su quel sederone? Può essere. Lei mi poggia l'attenzione sul sederone. Meglio definito, in termini un po' barbari... Culo cosmico. Beh, sul cosmico non lo so, però cosa ha detto? Culo, no? Culo! Cosa si dice del lavoro? Che se lo trovi c'hai culo. Cioè. Questa è una riflessione sociale importante, ma in realtà qual è un buon motivo per non andare a lavorare? Dicono quelli che non vogliono lavorare. Perché quando si lavora, com'è quel culo? Cosa si dice di un culo? È che... Di queste dimensioni. Hai un culo enorme, pazzesco, grandissimo. Per non dire grosso, grandissimo, pazzesco, si spaziale. Dice... Spaziale! Straordinario! Esagerato! No! Per non dire tutte queste cose, si dice che c'hai un culone. Per non dire culone, si dice che c'hai un culo... Come una capanna. No, c'hai un culo... C'hai un culo! Oh, ammazzo! Quattro lettere! Così? Quindi? C'hai un culo così. E allora qual è il primo buon motivo per non lavorare? Perché c'ho un culo così. Ma no, perché c'ho un culo così! Perché, in linea generale, nel lavoro ci si fa. Comunque. Cosa? Beh, ci si fa? Ci si fa un culo tanto, no? E mo tanto! Un culo così! Perché ci si fa un culo così, esatto! E mo ritorna tutto, certo! Allora, amici delle spettatori, abbiamo chiuso con questa classifica. Ringrazio Stefano Di Battista e il suo Jazz Quintet. Ringrazio Roberto Canezza. Ringrazio Ambra Angiolini, Francesco Renga, Ida Denans, il maestro Laurenti. Buonanotte a tutti, ci vediamo qualora lo vogliate dal Teatro 15 Cinecittà in Roma al sesto appuntamento col Senso della Vita domenica prossima. Grazie e buonanotte.